Yeah. Yeah. Yo, yo, Yeah. Chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit. Baby, baby. Yeah. Amici, amicissimi, amici della guida. Bentrovati, ovviamente il setup è sempre peggio, cioè man mano che voi vedete i video, la mia qualità della vita raggiunge sempre nuovi fossi. Ragazzi, mi spiace, c'è anche il nostro guest, Mr. Scala, che è venuto a trovarci perché sta facendo dei lavori, è un casino assurdo, però. Mister Scala, allora, dici, aspetta che ti faccio posto. Allora, Mister Scala, dici, che cosa vuoi vedere oggi? Sai che, non so, io mi presento, sono il Mac, sto seguendo questa rubrica di spiegazione delle regole del Signore degli Anelli. Non so se magari tu hai provato a dare un'occhiata ai video. Sì, ho dato un sacco di occhiate, sono fatti veramente bene. Ah, beh, guarda, ti ringrazio, amico Scala, visto che li hai visti tutti, saprai di che cosa parleremo oggi, immagino. In realtà non è che, cioè, non è che mi ricordi molto bene, forse dovrei rivederli un po'. Va bene, Mr. Scala, non era necessario dire una bugia che li avevi visti se non li avevi visti, nel senso, non capisco. No, non te la prendere. No, va bene, dai, adesso torniamo in primo piano. Allora, ragazzi, oggi che cosa vedremo? Oggi vedremo il combattimento. Quindi, abbiamo visto il tiro nella scorsa puntata, combattimento a regole molto semplici. E infatti questo video sarà abbastanza proprio tranquillo, sereno, ma le regole sono molto semplici, ma bisogna fare molta, molta, molta attenzione. Allora, andiamo a prendere l'immagine denominata Combattimento 1 e andiamo a vedere come si risolve un combattimento. Allora, prima di tutto, i combattimenti, come vi spiegavo nel video sul movimento, sono la diretta conseguenza degli appaiamenti. Quindi l'appaiamento viene fatto in fase di movimento, ovvero quando si dichiarano le cariche, si vanno a formare questi duelli che in un mondo ideale, nel mulino che vorrei, dovrebbero essere 1v1, ma che poi possono essere anche con molteplici se necessario, poi lo vedremo. E questi combattimenti vengono risolti uno dopo l'altro, quindi non si attivano i modelli, ma si attivano i combattimenti. Chi decide in che modo si attivano i combattimenti? Il giocatore che ha la priorità. Questa cosa è molto importante perché ci potrebbero essere situazioni in cui mi conviene prima risolvere un combattimento per salvaguardare uno stendardo piuttosto che un eroe, piuttosto che un passaggio che poi mi serve successivamente, o eliminare prima dei bersagli che potenzialmente dopo potrebbero darmi dei problemi. Quindi questa cosa non è triviale, serve avere la priorità in questo caso, perché serve a poter imporre il proprio ordine di risoluzione dei combattimenti, che è molto importante. Come funziona risolvere i combattimenti? Allora, il giocatore che ha la priorità decide, iniziamo da quel combattimento lì, ok? Inizia da quel combattimento lì e cosa si fa? Allora, si fa il tiro duello, che serve a capire chi vince quel duello. Dopo
Dopodiché il perdente viene mosso di un pollice indietro, il cosiddetto movimento back away. Il vincitore risolve i suoi attacchi e, se ce ne sono, eventualmente si rimuovono le casualità, quindi i modelli che rimangono a zero ferite. Ora andiamo a vedere nello specifico. Quindi, il tiro duello, che cos'è il tiro duello? Il tiro duello è un tiro di un dado, o meglio, si tirano per ogni componente del duello, quindi modello del bene e modello del male, tirano dei dadi. Quanti sono i loro attacchi? Ovviamente. Allora vuol dire che chi ha più attacchi è avvantaggiato. Sì, Mister Scala, possiamo dire così, sicuramente tirare molti dadi vuol dire che chi tira quattro dadi è più avvantaggiato di chi ne tira uno. Ma quindi questo gioco si basa solo sui dadi, non serve essere bravi, basta tirare solo un sacco di dadi. Sei uno stupido. Ora torniamo indietro. Io vorrei dirvi che comunque questo teatrino, questo Karambur mi costa psicologicamente, quindi lo sto facendo per voi, però effettivamente quando smetterò di fare il video, io non potrò più far finta che quello non sia Mister Scala, ok? Ve lo sto dicendo perché a volte sembrano cazzate, però in realtà io lo sto facendo, ma poi io stasera lo so che lo chiamerò Mister Scala, capite? Lo chiamerò davvero Mister Scala. Questa cosa lo so che è un problema, è un problema, però io lo faccio lo stesso per voi, quindi scrivetemelo nei commenti, no? Ecco, ve lo dico così, cioè è un appello, ok? È un appello. Quindi, tiro duello, io ho tre attacchi, tiro tre dadi, il mio avversario ha un attacco, tira un dado. Chi fa il risultato più alto, non di tutti i dadi, se si vede solo il risultato più alto tra i dadi, vince il duello. Quindi se io tiro 3 dadi e faccio 4, 5, 6 e dall'altra parte si tira un 4, io ho fatto un 6, quindi tra i miei dadi c'è il valore più alto, più alto, e quindi ho vinto. Se dovesse esserci un pareggio, a questo punto entra in gioco il valore maestria che c'è sulla scheda del personaggio, per cui se io faccio un pari ma ho un valore di maestria superiore, ho comunque vinto io il combattimento. Se anche il valore di maestria dovesse essere, questa era una domanda che voleva fare Mr. Scala, ma la faccio prima. Grazie. Prego. Se il valore di maestria è uguale, a questo punto si tira un dado. Con l'1, 2, 3 vince il modello del male, con 4, 5, 6 vince il modello del bene. Questo è il tiro duello. Successivamente al tiro duello c'è il cosiddetto movimento back away. Il modello perdente deve muoversi di un pollice allontanandosi dal modello vincitore, per riprendere la fortunata immagine retorica di prima. Nel mulino che vorrei è un movimento del tipo che il modello del bene è qui, il modello del male è qua, il bene vince, il male fa così, però potrebbe anche essere in diagonale, potrebbe dover girare intorno a qualcosa. Dovrebbe essere un movimento il più ordinato possibile, il più lontano possibile dal modello vincitore. Questa regola nei fatti è molto semplice, però come potete immaginare è un po' diciamo, la radice di tutte le discussioni. Perché? Perché allora, innanzitutto ovviamente durante i grossi combattimenti può essere che un modello non si possa muovere perché è circondato, perché ci sono dei modelli amici, dei nemici, perché si trova sul bordo di qualcosa e quindi se va indietro casca, oppure perché si trova addirittura contro un muro e non si può muovere. Però, siccome il regolamento del Signore degli Anelli è elegante, esaustivo, perfetto e stupendo, prende in considerazione tutte queste situazioni. Prima cosa, se un modello non può
fare un back away perché ci sono dei suoi alleati dietro che lo bloccano, un alleato che non è ingaggiato in corpo a corpo può a sua volta fare un movimento di un pollice per lasciare lo spazio adeguato al suo amico che le sta prendendo. Se anche in quel caso non ci si può muovere, il modello è considerato in trappola, proprio la dicitura è in trappola. Vediamo altre situazioni in cui il modello è in trappola, per esempio se deve fare un breakaway e non può perché i modelli che sono dietro di lui sono nemici. A quel punto nessun nemico farà un movimento per farlo passare, o piuttosto tenteranno di pigliarlo ancora più a calci, quindi anche in quel caso il modello è considerato in trappola. Se il modello non si può muovere perché c'è un muro o c'è un ostacolo che non si può superare, soprattutto perché il movimento breakaway non permette di fare salti, arrampicate, scivolate, derapate, Tokyo Drift, non puoi fare nulla, puoi solo muoverti e basta. Quindi, se il breakaway dietro hai un muro che potenzialmente potresti saltare, in realtà sei in trappola. Se dietro non c'è nulla, cioè non c'è nulla nel senso che c'è una voragine, entrano in gioco le regole sulle cadute che abbiamo visto negli episodi precedenti, quindi il modello esegue il breakaway e in quel caso si becca i danni da caduta se deve beccarseli, altrimenti non se li becca, semplicemente scivola giù, dipende dall'altezza della caduta, come vi invito a vedere nei video precedenti. Perché è molto importante potersi muovere, poter fare il breakaway? Perché i modelli in trappola, abbiamo visto quali sono le situazioni in cui sono in trappola, i modelli in trappola, quando si risolvono gli attacchi, raddoppiano gli attacchi che ricevono, ovvero abbiamo visto, tiro duello, lo perdo, devo fare il breakaway, non riesco a fare il breakaway perché sono in trappola. Quando arriviamo al punto, il terzo punto della tabellina nell'immagine, dove c'è proprio scritto Winner makes strikes, il vincitore tira tanti dadi quanti sono i suoi attacchi e vede quanti sono gli attacchi che causano le ferite. Sempre con la tabella di forza e resistenza che abbiamo visto prima. Scusate che c'è il telefonino Monello. Non l'ho messo in silenzio, non mi ricordo mai. Questi sono i belli. Il bello del registrato, come dicevano i grandi presentatori del passato, il bello del registrato è questo, che capitano degli imprevisti che non puoi calcolare. Quando tu vinci un combattimento e metti in trappola qualcuno, non tiri tanti dadi quanti sono i tuoi attacchi, ma tiri il doppio dei dadi di quanti sono i tuoi attacchi. Quindi se io ho due attacchi contro un modello in trappola diventano quattro. Questo è perché è molto importante. Se riesco a intrappolare qualcuno, si piglia una gragnuola di colpi ovunque. Come si fa a vedere se gli attacchi causano delle ferite? Abbiamo visto la tabella forza contro difesa. Quella tabella dell'episodio sul tiro vale anche in questo caso. Ci sono delle armi che danno dei bonus, abbassano la maestria ma alzano la forza, per esempio. E la forza è la caratteristica che si usa contro la difesa quando si risolvono gli attacchi in corpo a corpo. Ci sono delle armi che vanno a influire sul tiro duello, quello lo vedremo nell'episodio dedicato alle armi e agli equipaggiamenti, perché sono molto importanti, non è una cosa tipo la spada e l'ascia sono la stessa cosa, e tu, no, sono abbastanza diverse tra di loro. E bisogna anche imparare a capire quando utilizzare determinate armi e quando no. Quindi dicevamo, si assegnano gli attacchi a questo punto, modelli in trappola ne prendono il doppio, vengono incassate le ferite. Sempre nello stesso modo del signore Agnelli, quindi a meno di non avere punti fato, non c'è modo di salvare se la ferita passa nel tiro forza contro difesa, e si rimuovono i morti se i modelli arrivano a zero.
Ora, la domanda fondamentale è, la facciamo forse fare a Mr. Scala. Facciamola fare a Mr. Scala, così vediamo se è rimasto attento. Mr. Scala, allora, hai visto che abbiamo parlato di della fase di combattimento. La fase di combattimento molto importante, e siamo arrivati a un punto, e penso che tu, come anche chi sta seguendo da casa, dopo aver visto tutto questo, sicuramente nasce spontanea una domanda, soprattutto quando parlavamo del tiro duello, del fatto dell'1v1, probabilmente ti viene una domanda, no? Quale potrebbe essere la domanda? Cosa si mangia stasera? No, ma io intendo una domanda inerente. No, vabbè, dai, questa lasciamo stare, dai. Questa non è venuta, non mi convince, non è venuta bene. Cioè, c'è la stupidata di cosa si mangia stasera, che la il classico trucco, no, di fare. Però non lo so, non mi piace. Taglia, questa lasciamo stare. Allora, qual è la domanda? La domanda principale. I combattimenti multipli. Quindi, quando non c'è un duello singolo, come si risolve? Quando invece a combattere sono più modelli. Anche in questo caso la regola è molto più semplice di quanto ci si aspetti. Perché? Perché si risolve il combattimento multiplo, quindi dove c'è l'appaiamento, dove ci sono più modelli contro un solo modello, e il tiro duello come viene eseguito? Si tirano tanti dadi quanti sono gli attacchi delle persone coinvolte. Quindi se io ho una persona, un modello del bene che ha due attacchi contro tre modelli del male che hanno un attacco ciascuno, il giocatore del male tirerà tre dadi, il giocatore del bene ne tirerà due, e il valore di maestria che si prende in considerazione è quello più alto tra i partecipanti. Questo per se dovessero esserci dei pari, come abbiamo visto prima. Nel momento in cui si vince il duello, se lo vince il modello singolo, molto cinematograficamente tutti i modelli intorno devono fare il back away di un pollice. Se invece lo vince il modello, i modelli in maggioranza, sarà il modello singolo che purtroppo deve fare il back away. Se il modello singolo non può farlo perché i modelli lo circondano proprio tutto intorno, vuol dire che è trapped, e allora si becca il doppio degli attacchi. Questo è come si risolve il multiplo. Molto importante sui modelli trapped, quindi in trappola, e gli attacchi doppi non si possono dividere. Nel senso che prendiamo in considerazione la questione del combattimento multiplo. Se il modello del bene singolo vince contro tre modelli del male e ha 3, 4, 5 attacchi, può decidere di dividerli, non deve farli su un singolo modello. Se invece, per esempio, un modello che intrappola un altro modello fa i suoi attacchi, gli attacchi raddoppiati non possono essere poi divisi. Per intendersi, non posso usare il trucchetto di intrappolare uno per raddoppiare i miei attacchi e poi gli attacchi doppi li faccio anche su tutti gli altri, perché ovviamente il libro delle regole ci dice che è da monelli, uno magari ci può pure arrivare, però visto come va il mondo in questi ultimi anni, forse è bene scriverlo, che non si può fare, quindi non è che potete prendere un Urukai tipo il chiosco delle bibite, lo mettete in trappola ogni volta così vi genera il doppio degli attacchi e poi andate giù a tirar giù Momak con 400 attacchi mentre c'è il povero Urukai che viene preso con la testa contro il muro, si intrappola, e io continuo a generare 3000 attacchi. No, non funziona così. È così che funziona la borsa, è così che funziona il nostro sistema economico, ma non è così che funziona purtroppo il Signore degli Anelli, quindi fatevi due conti, magari c'è qualcosa che non va, però per questo magari lo facciamo in un'altra live senza Mr. Scala, ecco, una cosa un pochino più seria. Questo è il combattimento. Come vi dicevo, è molto semplice,
secondo me la dinamica del breakaway è bella perché ridà fisicamente sul campo la sensazione di quello che sta succedendo. È anche sorprendentemente umiliante, anche se capita tipo la 40ª, 50ª volta, dover muovere per forza il modello indietro è sempre soddisfacente per chi l'ha scatenato e umiliante per chi lo subisce. Oltretutto, anche come è strutturato il combattimento. Mi piace anche quello, nel senso che il tiro duello può sembrare stupido perché tiri i dadi e vedi chi vince, allora non c'entra niente se sono un elfo contro un goblin. Non è vero perché conta sia il valore di maestria, tenete presente che a quel punto deve essere preso in considerazione anche il risultato pari. Stiamo parlando di un dado da 6, non stiamo parlando di un dado da 20, non stiamo parlando di un dodecaedro dimensionale, stiamo parlando di sei facce, quindi se io ne tiro uno e tu ne tiri uno, il pari va preso in considerazione come possibile, e in quel caso il valore di maestria conta e conta parecchio. E soprattutto il tiro duello, ripeto, ci sono delle armi, dei meccanismi per cui è possibile magari influire un pochino sul tiro. Ricordatevi oltretutto che i punti maestria degli eroi possono essere usati per modificare i tiri duello, quindi come dire, l'osservazione è: ma allora non conta se io sono Boromir e se di là c'è un goblin, perché se lui tira 6 e io tiro 1 vince lui, no? Perché vabbè, a parte il fatto che, nel senso, poi controlla se magari c'è qualcosa nella vita che ti sta andando male, ma se tu tiri 1 ogni volta e lui col goblin tira 6 ogni volta, a sto punto usa i punti maestri, usa i punti might e cerca di dare un senso alla tua vita. Cioè, per dire, gli eroi da questo punto di vista sono molto avvantaggiati, soprattutto perché ricordatevi che tutto ciò che passa come attacchi passa, quindi se passa una ferita poi non è che il goblin c'ha il tiro 4 più, poi è vicino al tamburo e quindi c'ha il 5 più feel no pain, e però poi lo può ripetere perché gli ho castato sopra difesa estrema. Queste robe non ci sono, nel senso, se la spada passa, passa. E lo ritengo molto elegante. Io non mi sono sempre trovato, mi sono sempre trovato bene. Questa puntata finisce qui. Spero nella prossima di avere un setup un pochettino più normale. E nella prossima parleremo di come difendere gli elementi scenici, quindi belle regoline tipo non passeranno dalla breccia, queste robe qua alla film, proprio che ti fanno crescere il pelo sul petto. E vedremo anche il coraggio. Quindi non come figura astratta, ma come viene gestito all'interno del gioco, quali sono i test per cui serve coraggio, cosa succede se non vengono passati, come influisce sulle truppe in campo e sui vari trucchettini che si possono fare. Per questa puntata è tutto e fatemi sapere magari nei commenti se volete rivedere Mr. Scala. Spero di no, spero di non vederlo neanch'io, però se volete ovviamente io faccio tutto per i miei fan, mi dite vogliamo Mr. Scala, vogliamo Mr. Scala, io devo per forza mettere Mr. Scala. E come al solito fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, se questa serie vi piace, se avete delle domande, se avete delle migliorie, delle osservazioni da fare, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Fidatevi del Mac! 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 Fidatevi del Mac!